a tutti, sono Gerardo Bonomo e oggi vi voglio presentare una novità decisamente notevole nel mondo dell'argentico e si chiama La Box. È una tank che permette in modalità daylight, quindi senza usare né la changing bag né chiudersi in camera oscura per il caricamento della pellicola, di sviluppare sia le pellicole in formato 135 che le pellicole in formato 120. L'idea parte dalla Rondinax di Agfa, che era una tank daylight che è stata concepita alla fine degli anni 30, è stata fatta in diverse versioni, questa è una versione intermedia, ed era, ed è tuttora, una tank dove è sufficiente inserire qui la pellicola una volta esposta, agganciarla alla spirale, chiudere in questo modo, caricare la pellicola nella spirale, tagliare la pellicola dalla spirale usando questa taglierina. A questo punto si libera questa parte qua, si inserisce qua la chimica ed è possibile sviluppare, quindi ripeto, in modalità totalmente daylight, alla luce del sole, in spiaggia, dove volete. La box quindi prende origine dal concetto della tank daylight, ma l'ha rivisitato in maniera notevole. Procediamo con l'unboxing della La Box. Bene, questa è la confezione integrale e ancora vergine della box. Cominciamo con l'unboxing, utilizzando chiaramente un mitico coltellino svizzero Bada Bene Victorinox. Quindi cerchiamo, senza rovinare il cartone, di aprire la plastica. E vediamo, questa è la prima volta anche per me, che cosa c'è nella confezione della box. Allora, intanto vedete che qui all'interno c'è sia il modulo per le pellicole 135 che il modulo per le pellicole 120. Stacchiamo il sigillo di garanzia, che attesta che chiaramente non è mai stata né aperta né adoperata. Allora, questo ha degli oggetti dentro, li vediamo dopo. Apriamo la scatola. Questa è la tank con il modulo 135. Apriamo. Manuale di istruzioni. Questa è la tank oggettistica, che poi andremo a scoprire a che cosa serve. In realtà questa è la spirale. Quindi questa è la tank con già al suo interno agganciato il modulo per il formato 135. Quindi qui abbiamo una barra con scritto 135-120, è un distanziatore che serve appunto per inserire la guida correttamente per lavorare o nel formato 120 o nel formato 135. Qui abbiamo due gommini che mettiamo in posizione, così, ecco fatto. Quindi quando si lavora con la pellicola 120 devono essere leggibili entrambi i numeri 120, quando si lavora con la pellicola 135 compare la scritta 135, e in un modo e nell'altro poi questa parte, la guida, va inserita all'interno della tank in questa posizione qua. La guida, direi che è l'assemblaggio della guida è completato. Adesso ci occupiamo della tank e del modulo 135. Allora, per cambiare il modulo, quindi passare dal modulo 135, questo, al modulo 120, basta premere questo pulsante e sganciare la tank direttamente dal modulo, così, in questo modo. Quindi questo è il modulo 135 e questa è la tank vera e propria, che poi può accettare sia la pellicola 120 che la pellicola 135. Allora, unboxiamo adesso il modulo 120, quindi quello per le pellicole 6x6.
o 6x7 o 6x9. Questo è il modulo 120, meno male che non hanno usato il cristallo di Boemia, quindi questo è il modulo vero e proprio e questa è la spirale per la pellicola 120. Quando si vuole usare la pellicola 120 basta agganciare il modulo alla tanca, fare questo movimento e a questo punto siamo pronti per sviluppare la pellicola 120. Allora, cominciamo con montare la spirale per la pellicola 135 o 24x36 mm. Quindi questa è la parte che poi si andrà ad agganciare alla pellicola esposta per essere sviluppata. Questa è la spirale. Anche qui dovrebbe essere più o meno prova d'errore. Dovrebbe essere la prova d'errore. Quindi da una parte si fa così, dall'altra parte si fa così, rispettando i suoi attacchi, e direi che in questo modo la spirale per lavorare sul formato 135 è pronta per essere adoperata. La spirale poi verrà inserita all'interno della tank, si toglie la manopola, si mette la spirale in posizione qui all'interno, così si rimette la manopola fino a che la spirale non è bloccata, e a questo punto, girando, la spirale inizia ad avvolgere prima la pellicola e poi a fare i vari rovesciamenti per lo sviluppo.